13 novembre, sono con mamma. Oggi abbiamo passato praticamente il mattino a smontare le valigie, no, smontare l'armadio, fare le valigie. Mi sono sentito davvero giù perché era la realizzazione pratica di tutti i miei pensieri che ho covato nei giorni precedenti, il tornare a casa, del fallimento, del non avercela fatta, e mi sono sentito, sì, mamma mi consola, e mi sono sentito giù. E allora abbiamo poi preso tutto e siamo andati a fare un giro per la città, abbiamo camminato tutto il giorno. Mamma, nonostante la sua veneranda età, se l'è cavata bene. No, sul serio, ci siamo spremuti un sacco, abbiamo fatto almeno una quindicina di chilometri su e giù, Colosseo, Atene della Patria, poi Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Campo dei Fiori, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Buco della Serratura, poi basta, non ce l'abbiamo più fatta, siamo arrivati a casa. Abbiamo preparato cena anche usando il pecorino fermentato in frigo da un mese. Sì, mamma, ho mentito, era lì da un mese. E era buono però, era molto buono. E abbiamo incontrato di sfuggita quello che sarebbe dovuto essere il mio nuovo coinquilino. Stempiato, bassetto, sulla cinquantina portata male, mi avrebbe fatto davvero tanto tanto strano condividere la camera con un signore così, perché io me lo immaginavo, cioè un uomo del genere te lo immagini magari avere già famiglia, moglie, figli, invece no, condivide la camera con un 24enne, un po' strano. Abbiamo guardato mezzo filmetto con mamma, ora siamo troppo stanchi e andiamo a nanna. È stata una giornata tutto sommato positiva. Sono rimasto scioccato al mattino che alla stazione Tiburtina, alle paline dei pullman, dove tutti questi mesi ho preso il pullman, sono accampati degli extracomunitari con tende, sacchi a pelo, da dormire in mezzo alla strada proprio, nel nulla. Mi ha scioccato un pochettino pensare che questo sia possibile, che si sta avvicinando, cioè, in quanto sentirlo in TV, in quanto vederlo anche in queste piccole cose nella vita di tutti i giorni. Capito, mamma?